arriveranno in sella i loro velocipedi e biciclette d'epoca e riporteranno come per magia tutti indietro nel tempo fino agli anni 50 per la prima edizione aretina di Bici in Fiera, la Tre Giorni, che si svolgerà dal 3 al 5 giugno in concomitanza con la Fiera Antiquaria. Un'iniziativa molto particolare perché ci sarà una mostra scambio al Prato, quindi di tutto quello che sono l'oggettistica di biciclette antiche, quindi per rimettere a posto la bici magari storica che abbiamo in garage, e poi ci sarà la cronoscalata di Poti, quindi fatta proprio in stile antico, quindi con le persone tutte vestite dell'epoca. Quindi sarà una cosa molto particolare che già viene fatta in altre province con un successo incredibile. Siamo convinti che nei prossimi anni potrà diventare un punto di riferimento forte. Il ciclismo, ma anche territorio, centro storico e tutta una serie di eventi collaterali che dovrebbero portare ad arrivare al Prato, dove sarà allestita la mostra scambio, e vedere anche gli altri spettacoli. Abbiamo la gincana, la scuola di ciclismo per i bambini, gli spettacoli teatrali, dei racconti di Dario sulla bicicletta. Quindi un programma articolato di 3 giorni che dovrebbe consentire a tutti di avvicinarsi a questo mondo. Abbiamo cercato di coinvolgere anche le realtà del territorio, quindi non solo mostra scambio, ma anche una vetrina, ad esempio, per i giovani delle unioni ciclistiche sportive. E la domenica vedete la maglia che ho io, dell'Ardita, che è la cronoscalata dell'Alpe di Poti, e sulle strade del Giro d'Italia, quindi con un percorso molto simile, chiaramente con andature molto diverse e con anche i ristori tipici di queste manifestazioni. Quindi una serie di eventi per stare poi insieme.